Io ho visto una Samp che mi è sembrata accontentarsi del pareggio, perché dopo il gol incassato al 38esimo della ripresa, sono stati 7, 5, 12 minuti di gioco in cui la Sampdoria si è gettata in avanti per cercare il gol e l'ha sfiorato con la conclusione di Posso Skriniar fare da un fuori paragone area. un po' come Monza-Juve, quando poi la Juve ha subito il gol del pareggio e poi si è Sì, rialzata in avanti, dice allora ma potevi poteva, attaccare anche prima. cioè, non è che si è accontentato, andava bene il pari, mantenevi 5 punti di vantaggio sul campo basso, il Chieti perdevi in casa, insomma, però una squadra capolista in qualche modo, visto che nessun avversario finora ha messo sotto la Sammettese sul profilo del gioco, perché nessuno, a parte gli svarioni difensivi, nessuno ha mai imposto il proprio gioco alla Sammettese, anche a campo basso poteva fare la sua partita cercando con maggior convinzione la via del gol, anche perché ne aveva tutte potenzialità.